Il libro Maldi spiega anche le leve e ritroviamo quello che abbiamo già detto, cioè la presenza di due forze, la forza resistente e la forza motrice. Tipicamente la forza motrice la facciamo noi dall'esterno, mentre la forza resistente è quella che noi dobbiamo cercare di controbilanciare o di vincere, per esempio il peso di questo mattone. Poi naturalmente abbiamo il corpo rigido che qui è rappresentato da un'asta e poi abbiamo i due bracci, il braccio della forza motrice e il braccio della forza resistente. Non commettiamo l'errore classico di confondere i bracci con le distanze tra il fulcro e i punti d'applicazione, quindi non è questo il braccio, non è questo, ma invece è la distanza tra il fulcro e la retta della forza. Lo stesso di qua, è la distanza fra il fulcro e la retta della forza, quindi i due bracci sono questi. Come vediamo in questo disegno, il braccio della forza motrice è per esempio più lungo del braccio della forza resistente e quindi la forza motrice può essere più debole della forza resistente, quindi questa è una leva vantaggiosa. Sappiamo anche che è una leva di primo genere perché tra le due forze c'è il fulcro. Questa è la condizione di equilibrio: il momento torcente che fa la forza motrice deve essere uguale al momento torcente che fa la forza resistente, uguale e opposto, perché il momento torcente della forza motrice entra in questo disegno nel foglio, entra perché la forza motrice vuol far ruotare l'asta in senso orario. Il momento torcente della forza resistente esce dal foglio, perché la forza resistente vuol far ruotare l'asta in senso antiorario. Queste cose sono spiegate appunto qui, leve vantaggiose e svantaggiose, dipende quale è più lungo, se il braccio della forza motrice o della forza resistente. Qui appunto ci sono disegnati tre tipi di leva, primo genere, secondo genere, terzo genere. Primo genere, il fulcro è posto tra le due forze; secondo genere, la forza resistente è posta tra il fulcro e la forza motrice; terzo genere, la forza motrice è posta tra il fulcro e la forza resistente. Come sappiamo, la leva di secondo genere è sempre vantaggiosa perché il braccio della forza motrice, BM, è sempre maggiore di BR, braccio resistente. Viceversa, la leva di terzo genere è sempre svantaggiosa perché il braccio della forza motrice è sempre minore del braccio della forza resistente. Le leve di primo genere possono essere vantaggiose, svantaggiose o indifferenti in base a chi è, qual è il braccio più lungo, se della forza motrice o della forza resistente. Un esempio di leva di primo genere è la molletta. Il fulcro è il punto che non può ruotare, la molletta è formata da due parti che possono ruotare attorno al fulcro. Applicando la forza motrice nella parte posteriore si vince la forza resistente fatta dalla molla che cerca di mantenere chiusa la molletta. Quindi si vede che è una leva di primo genere perché il fulcro è posto tra le due forze. Invece questo spruzzatore è una leva di secondo genere perché questa specie di grilletto, diciamo, può ruotare attorno al fulcro e la forza motrice si applica all'estremità del grilletto, mentre invece la forza resistente, che è esercitata da questa piccola molla che sta qua dietro, si trova compresa tra il fulcro e la forza motrice. Quindi questa è una leva di secondo genere ed è sempre vantaggiosa. L'articolazione del braccio, del gomito, invece è una leva di terzo genere ed è svantaggiosa. Perché? Perché il fulcro si trova dove sta il gomito, la forza motrice la fa il muscolo bicipite e è applicata vicino al fulcro, invece la forza resistente è applicata lontano dal fulcro e sarebbe il peso dell'oggetto da mantenere o da sollevare. Quindi la forza motrice agisce tra il fulcro e la forza resistente e quindi il suo braccio è minore. Altri esempi sono rappresentati qua: le forbici, leva di primo genere, fulcro nel mezzo, forza motrice viene applicata appunto con le dita a questa estremità e bisogna vincere la forza resistente che sarebbe l'oggetto che non si vuole far tagliare. Schiaccianoci, leva di secondo genere, il fulcro sta all'estremità, la forza resistente è l'oggetto, la fa l'oggetto che non si vuole far schiacciare, quindi resiste
allo schiacciamento. La forza motrice viene fatta invece all'estremità destra e quindi nel mezzo c'è la forza resistente, quindi è una leva di secondo genere. Le pinzette sono una leva di terzo genere perché l'oggetto che non vuole farsi schiacciare resiste, quindi fa una forza resistente all'estremità, all'altra estremità c'è il fulcro, la forza motrice viene esercitata invece tra il fulcro e la forza resistente, il suo braccio è più corto rispetto al braccio a forza resistente e quindi si tratta di una leva di terzo genere sempre svantaggiosa.